Si chiama Uno psicanalista sul cammino di Santiago, il libro scritto da Carlo Arrigone e edito da ODON, stakeholder di Young Inclusion. L'autore è presidente della cooperativa sociale Sentiero, partner di progetto, dove trovano accoglienza ragazze con disturbo borderline di personalità. Un testo che racconta un viaggio verso il santuario nel nord della Spagna, che Arrigone partiva per 3 settimane di cammino a seguito del suicidio di una sua paziente. A seguito di questo, in cui è stato un disastro, sono successe cose molto gravi, altre ragazze sono state male, tante operatrici sono state male. E una delle cose gravi che accadono e che fanno far fatica. La questione era che a 10 mesi di distanza non cambiava nulla, cioè praticamente la comunità era entrata in depressione. Tutte le ragazze continuavano a star male, tante operatrici se ne erano andate, eccetera. E non si riusciva a parlare di quello che è successo in alcun modo, non si riusciva a parlare di come stavano loro. Insomma, il pensiero depressivo era che questo tipo di patologia non si può curare e noi non possiamo cambiare. Benissimo, basta, cioè non si può andare avanti così, io adesso voglio fare un gesto che, come dire, simboleggi un po', il tentativo di dare una speranza a tutta la fatica che stiamo facendo, no? Così gli ho detto che partivo per Santiago e ho chiesto a loro di darmi degli oggetti che io potessi portare sul cammino, perché in qualche modo loro sentivano che io li lasciavo da solo in comunità e non stavano bene, no? In realtà non erano da sole, erano con tutte le operatrici, però insomma, cioè anche le operatrici non erano proprio nella loro forma migliore, diciamo così, no? Allora, loro mi hanno dato una serie di oggetti e io gli ho detto, guardate, questi oggetti io li lascerò sul cammino in alcuni posti che scoprirò, un po' a testimonianza che voi siete con me. Arrigone è partito da solo, portandosi dietro oggetti e immagini di ragazze ospiti della comunità, familiari e amici, ma mai si è trovato a camminare senza una compagnia. Preso l'aereo, sono arrivato insomma, dopo varie peripezie al posto della partenza del cammino, Saint-Jean, e lì scopre un popolo di gente che sta partendo, no? Fin dall'inizio incontri persone, parli con le lingue del mondo intero. L'esperienza di camminare su un cammino, cioè un sentiero del genere, come quello del Cammino di Santiago, dove c'è tantissima gente, però tu non sei partito con una compagnia particolare, no? In buona sostanza sei da solo. Il tuo tempo lo passi un po' a chiacchierare se sei capace, io non ero capace perché non conosco la lingua, no? Ma molto tempo lo passi a pensare, a ricordare, eccetera. Quando sono arrivato all'Alto del Perdono, ho ricapitolato tante cose che avevo pensato in quei giorni, cominciando a rendermi conto che io stavo facendo innanzitutto un cammino di ringraziamento per tutta la storia di quello che è stata questa comunità, ma non solo. Cioè, faccio un solo esempio su tutti, no? La Spagna in quella zona lì è piena di fiumi, torrenti, e il Cammino di Santiago è diventato quello che è, cioè è stato possibile farlo perché molti pellegrini, solitamente frati, hanno dedicato la loro vita a fare i ponti. Cioè, se tu non facevi il ponte sul fiume, dopo un po' il cammino non si poteva fare, arrivava a un certo punto e non c'era il traghettatore, erano fiumi che non. Ecco. Allora, a furia di attraversare i ponti e, come dire, rendermi conto che se non ci fossero i ponti non passi, io un modo, proprio per l'associazione di dire sono sul ponte della Maddalena, sono sul puente della Reina, sono sulla. C'è il puente della rabbia, per esempio, no?
E a furia di pensare a questi punti, io mi sono reso conto che ci sono state tutta una serie di episodi che poi abbiamo tutti nella vita, no? Che ti hanno fatto da ponte, cioè ti hanno traghettato in un momento difficile da un'altra parte della vita, sia un'occasione di lavoro, sia un incontro. Queste cose qua, nella nostra storia, cioè dico nostra perché poi non l'ho fatta io la cooperativa, l'abbiamo fatta in un gruppo di persone, no? E nella nostra storia questi incontri qua, questi fatti che sono successi, sono stati veramente dei ponti che ci hanno permesso di passare da un'altra parte, non so come dire, di andare oltre. Tappe, incontri ed esperienze che hanno reso unico il pellegrinaggio, un viaggio che ha portato lo psicanalista ad una crescita umana e di fede, capace di illuminare anche il suo percorso professionale. Sul cammino ti capita spessissimo di vedere pellegrini che sono tutti fasciati, no? C'hanno la caviglia gonfia, il ginocchio bloccato. Allora camminano zoppicando e hanno questi zainoni pesantissimi, no? Allora, quando fanno un pochino, entrano in amicizia con l'altro pellegrino, ti capita spessissimo di incontrare un pellegrino che porta due zaini, no? E stanno facendo a turno, cioè adesso tu non ce la fai, te lo porto io, dopo non ce la faccio io, me lo porti tu. La vita è questa cosa qua.